Ciao a tutti, allora oggi andiamo a creare un fiocco decorativo utilizzando questi materiali, quindi un cartoncino o un foglio di carta colorato, matita, squadre e colla. Il primo rettangolo sarà di 12 cm per 4. Non vi dimenticate di segnare un puntino al centro. Io rimarco le linee col tattopen perché così vedete meglio, voi ovviamente non dovete fare questo passaggio. Il secondo rettangolo che dovete fare sarà di 15x4. Il terzo rettangolo è quello più piccolo e ci serve da 1 cm per 3,5. Questi sono i tre rettangoli che vi servono. Come vedete, nei due più grandi ho segnato la metà, nell'ultimo non ci serve. Fatto questo, abbiamo i riferimenti per andare a disegnare il nostro fiocco. Nel rettangolo medio andiamo a disegnare una sorta di papillon che poi diventerà la coda del nostro fiocco. Immaginate di disegnare due code di sirena speculari. Nel rettangolo più grande, sempre partendo dalla metà, che sarà sempre il nostro punto di riferimento, andiamo a disegnare come due UFO speculari. Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Io vi consiglio di partire da questi due punti di riferimento e unirli con una parabola. Finita questa fase, andiamo a ritagliare le forme che abbiamo disegnato. Ok, abbiamo preparato le nostre parti da assemblare. Sembrano un po' dei baffi buffi, dei buffi baffi, dei baffi buffi. Comunque, andiamo a prendere la nostra colla e andiamo ad incollare il tutto. Vi faccio vedere come. Ed eccoci qui, allora secondo me è una bellissima decorazione che si può utilizzare sia per i vostri pacchetti regalo, sia magari per i bigliettini, come decorazione per lo scrap, insomma gli usi sono molti e sta alla vostra fantasia. Non vi dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al canale se volete vedere i prossimi tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!